Luciano qua ti chiede la cortesia di fare una bella corsa fino lassù e di chiedere la mia mi chiamo Luciano Carluccio per il disco ho scritto per il mio amico e diavoli. Protagonisti sono un gruppo di sciamanati vecchietti che possono
musicale di proprio non è vero. Il passeggero del lunedì. Il passeggero del lunedì. E quindi speriamo a questo punto che siate più curiosi di comprarlo. Perché comprarlo? Non ve lo diciamo, se no non lo comprate più. Va bene. Allora passate il microfono che dobbiamo parlare. Passate. Tu no? Io italiano, sono Giovanni Marini, ho pubblicato tre romanzi con questi. Due sono dei noir ambientati a Varese, quindi con un maturo di essere presente, e caratterizzati da un colpi di scena, ribaltamenti, e sono il primo di carattere horror. Il secondo profilo dell'alba. In più ho l'onore di aver inaugurato la collana di Cristi che si chiama Pesce Port'Acqua, che è una collana molto particolare perché riunisce tutti quei libri che non sono facilmente collocabili. Il romanzo pubblicato si intitola La casa dei normali ed è ambientato in un futuro distopico dove tutto il peggio del presente viene portato al suo estremo nel futuro, quindi non promette niente di buono, però è molto particolare e diciamo un po' caratteristico, diciamo così. Grazie. Ho scritto Il destino suona sempre due volte, che è un giallo ambientato nel mondo dello spettacolo. Scusate, spalle. E c'è una postata delirante, un anchorman cinico e spietato, degli improbabili ladri, un ex commissario che appunto è chiamato dal destino e svela il mondo dello spettacolo pieno di vizi e di perversioni. Perché comprarlo? Uno, perché chi l'ha letto ha detto che è difficile scoprire l'assassino fino alla fine, quindi può essere una sfida per i lettori. Secondo, perché il romanzo è breve, quindi la sofferenza potrebbe essere veloce se non vi piace. E poi se avete un tavolino che vi traballa, un mobile, eccetera, è perfetto, guardate, potete risolvere il vostro problema. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Francesco Cogliani, il titolo del mio romanzo è Dio, di apostrofo Dio, titolo che è l'arte e l'ocentrismo. E beh, cosa racconta? Racconta la storia di cinque ragazzi, un incidente, tenendo contro la morte. Racconta di come a volte quando si rimane impigliato in un evento di questo tipo sia difficile pensare al futuro, tenere una porta aperta al futuro. Però racconta di una sfida, del voler ricominciare, racconta di come a volte il bisogno di verità trasformi la ricerca della verità del colpevole in una sfida, e in questa sfida il confine tra giusto e sbagliato, che non male è sicuramente. E perché comprarlo non ne ho più valida idea, perché se non penso io di essere uno scrittore figurato, mi penso di essere un editore, però se siamo qui dopo 10 anni a parlare delle crisi e Rosa ha pensato che valesse la pena pubblicarlo, allora comprarlo può essere un buon motivo. Insomma, tutti avete avuto il vostro 10 secondi di celebrità, giusto? Rosa, poi ti faccio due domande, le faccio dopo perché adesso è la quinta volta che passo qui da me. Adesso andiamo a conoscere l'ultimo personaggio, che è un grande autore, forse il più grande di tutti, che si chiama George Simenon. Prego! Definisce folle chi capisce le sue poesie e ne diremo un paio. Non me lo dire a me, me ne ha fatti leggere due. Le ho dovute leggere 25 volte. Sì. Sono complicato, posto che ci sia una cosa da riparare. Allora, dalla raccolta Davanti al tempo, un taglio. E qui vorrei essere tranquillo,
taglio alla fuga del timone sobbalza come la trottola sulle molliche di pane. Sfugge corda indefinita, movenza soffice d'ora di sole, è vortice di fantasia di specchi. Se invece sei colpevole, mentisti. Se sei colpevole, fuggi verso luci, te ne fuggi ossessive. Se sei colpevole e premi, respiri e sangue, l'annulli, avvilendoti, tu mi rincontrerai, acerbi l'altare a lustrare, indifferenti vuoti a credere, parole a piangere, sfide a creare, curvi colori oscuri e macchie a muovere, in malinconiche tossiche, più di un fumo giallo e denso. E io ti parlerò di cani e di animali, delle mie pallide alpi di sconfitta, di ore mai vissute di stelle. E io ti creerò bellezze e ti ricamerò ricordi e la mia mente, lenti accordi e spia. Sì, è una delle poesie più antiche. Ora una del 2002, dalla raccolta Non rubate la mia vita, che è bellissima, io ce l'ho, l'ho letta 300 volte, è un stupendo, una stupenda sequenza di poesie, ma questa è bellissima. Quando sarò pensiero su cigli di visioni dagli orizzonti nitidi verso stelle di mie antiche iscrizioni, oppure anche il tempo in cui sarò passione nel buio ottuso per lunghi sguardi amorosi lasciati illanguidire dalle mie tristezze, di certo, o forse, il giorno che sarò ricordo tra vociare arruffato di vecchi amici alticci sulle note matte delle mie sortite. Non posso, non voglio. Quando sarò pensiero, la docile coerenza strappata a mani unite dai cesti di delizie per gli epigrammi delle tue certezze, non posso, non voglio. Il tempo in cui sarò passione, la mascherata tenerezza oltre effimere apparenze di abbracci mafiosi interrata sotto il magma del tuo vulcano. Non posso, voglio. Il giorno voglio, intero, dal primo all'ultimo minuto, dal primo all'ultimo sorriso, dal primo all'ultimo tuo bacio. Basta. Ne facciamo un'altra o lo lasciamo, lo abbandoniamo? Un'altra. Allora questa è proprio di ieri mattina, perché è del 2016, dalla raccolta Erotismo, sì, il brivido più lungo, ti vedo seduta ogni giorno una mano gingilla tra i riccioli accarezzandoti la cova, il cavalletto attende le curve, le tinte, le forme, a volte una coda di auto rallenta il percorso del bus ed io ti guardo fremere per un attimo più lungo. Ti voglio sdraiata una notte, una mano gingilla sul mio petto accarezzandomi innocente, il calice attende le bollicine dello spazio e a volte un sorriso ferma quel del tutto il tempo. E io ti guardo nuda, prima del brindisi più lungo. Tunnel dietro la curva, un attimo e tu già mostri avvinto il primo e il dopo. Il buio mescolerà per noi il sogno e la realtà. A volte stavolta vincente è la passione e tu mi inviterai ai brivido più lungo. Un po' anacronistico, cioè un pochino fuori dal tempo, ma ho pensato sarebbe stato molto bello se nelle persone che corrono sul lungomare o nelle loro corse mattutine, no, con gli auricolari, invece che avere della musica,
possibilmente avessero delle parole di conforto, quindi si muovessero al ritmo di parole che per loro significassero. E questo è stato il fulcro del provare a scrivere un libro di poesie con un'impaginazione anche un pochino particolare. Poi l'editore ha cercato di vietarmelo, io volevo che ci fosse un'interlinea diversa tra le parole, così che gli eventuali cantautori che comprassero il disco ci potessero mettere gli accordi sopra e magari farne canzone. E poi ci sono queste parole con carattere 52 che esplodono proprio come piccole bombe, ma non nocive, all'interno delle parole, delle pagine, e pensavo che potessero essere le chiavi. Ma mi sentite lo stesso se faccio così? Okay. Speravo, mi alzo così magari si sente, e speravo che potessero essere l'inizio di una collaborazione tra chi scrive e chi legge. Un sacco di volte io mi sono immaginato, quando leggevo dei libri di persone che mi emozionavano, chissà se lui ha pensato a me. Ovviamente non avevano pensato a me, non ha danzato un cover né Fernando Pessoa, però quando io leggevo quelle pagine pensavo, che bello il sentimento del riconoscimento quando uno scrive qualcosa e sembra che conosca la mia vita, anche se non sa che sono nato in provincia di Genova. Ho pensato sarebbe bello trasferire un po' di questa piccola magia quotidiana anche nelle piccole, poche magari persone che possono imbattersi nelle follie, piccole follie che scrivo. E allora è nato tutto di lì, quindi da una persona che corre, invece di avere degli auricolari, la musica avesse delle parole. Voilà, Sono allora, secondo me per conoscere un po' quello che scrivi, per conoscere le tue parole, che hai scritto per te e che hai scritto per gli altri, ci arriveremo dopo, no? Di tutto il percorso che ti ha portato a Tiziano, a Ferro, eccetera, secondo me la cosa più originale, curiosa e importante da fare è conoscere te, perché no, è un modo per arrivare a conoscere tutto quello che scrivi. Secondo me è un casino, però le due cose combaciano abbastanza, soprattutto in questo libro, ma anche un po' nel tuo romanzo precedente, ti sei proprio messo nudo, cioè proprio ti sei sfogliato, ti sei messo di mezzo, hai detto eccomi qua, prendetemi, hai detto cose anche molto intime, con molto coraggio. Allora, per parlare di te, io in questi giorni, per preparare questo incontro, mi sono divertito un po' a fare una cosina che tu non sai, che ti sei giunto adesso per la prima volta, e che è la seguente: ho cercato un po' di interviste su web, su giornali, su magazines che avevo a casa, che altri giornalisti hanno fatto a dei grandi artisti della musica internazionale. Ne ho scelte tre interviste a tre nomi a cui tu sei particolarmente legato. Tra queste tre interviste mi sono segnato tre domande che ti voglio riproporre. Ad esempio, partiamo con quella più attuale, cioè partiamo con Bob Dylan, che ovviamente ha vinto, no, il premio Nobel, ha fatto insomma una carriera abbastanza importante, e dopo aver vinto il premio Nobel ha concesso, se sono ben informato, solo un'intervista, che è quella del Daily Telegraph. E quindi il giornalista del Daily Telegraph a Bob Dylan fa questa domanda che ora io propongo a te, e la domanda è: c'è qualcosa ancora che non hai fatto e che ti piacerebbe fare? E poi, oltre a rispondermi alla domanda, se hai voglia di dirmi anche perché sei così legato a questi nomi, no, che riguardano queste interviste. Sì, vai. Allora, vabbè, mi svelo una cosa, tanto quello che c'è qua tu lo stai semplicemente riprendendo su YouTube, quindi andrà nelle case di chiunque, però spegni YouTube. vi svelo un piccolo segreto: io sto lavorando, anzi ho finito di lavorare a una follia totale che non ha niente a che vedere con la musica e con la letteratura, però è una l'avevo promesso, c'è già chi si mette le mani nei capelli, però ho promesso di dirlo, di rivelarlo, però è venuta la curiosità. Vedi come fai uno strip poker, no. E invece non è quello. Ho scritto una sceneggiatura per un cartone animato e ci lavoro da anni, ma è la verità, e sono un divoratore di cartoni animati, come per il resto del cinema e per la letteratura. Mi capita veramente anche di non dico di non dormire la notte, no, però di dedicare moltissimo del mio tempo a quello. Ho impiegato anni per portare a termine il soggetto, quindi due pagine, il soggetto dal piano, di un cartone animato in cui credo tantissimo, e ora aspetto soltanto l'occasione giusta, perché con Tiziano comunque lavoriamo anche
con colossi come Universal, Sugar, eccetera. E quindi John Lasseter, che non so se tutti sapete chi è, comunque è, diciamo, il cofondatore di Pixar, che è una grandissima, no, casa distributrice, ma anche promotrice e ideatrice di cartoni animati, lungometraggi, per dire Up o piuttosto che Alla ricerca di Nemo, Cars, eccetera. Cose che hanno anche segnato un po' un passaggio dei tempi, cioè il cartone animato non più visto soltanto come qualcosa usa e getta per il bambino per tenerlo buono nel viaggio da Pal Trentino, ma il cartone animato visto come una occasione formativa anche per l'adulto, cioè anche le persone che hanno più di 6 anni possono entrare nelle qualche cosa del loro vissuto, no? Beh, se pensa a Inside Out, non so perché abbia vinto un premio, se no. Quindi il mio sogno è recondito, ma penso sempre che sognare l'impossibile sia il primo passo per renderlo possibile, è riuscire a proporlo. Quindi in primis il mio editore, il primo che dovrà crederci, non lo voglio dire chi è, l'hai già nominato prima, poi ci sarà un passo successivo che sarà la grande editrice e poi ci sarà una mail successiva che sarà Los Angeles e vediamo che cosa succede. Io non voglio dire niente perché è veramente un sogno. Quindi lo scoop, abbiamo fatto canzoni, libri, cartoni animati. Abbiamo fatto lo scoop, è una cosa. Però ci lavoro da tantissimo tempo, quindi per dirvi che non è un capriccio, non è un. Sì, sarebbe bello se facessero un cartone animato sui libri, no? Cioè, è una cosa alla quale io lavoro da tantissimo tempo e come i falegnami taglio le parole finché non è un'idea. Mi sono fatto mille domande, ho chiesto a tantissime persone e secondo me è un'idea, non si può dire bella, è un'idea però sofferta, buona, potrebbe essere, io me la immagino, ma non so disegnare, cioè disegno da cane, sarebbe interessante vedere che tipo di incontro, no? Quindi probabilmente per l'animato. Se tu mi dici quello sì, e ce n'è un'altra che secondo me invece in realtà è un pochino più abbordabile, che da sempre, è il doppiatore. Se io potessi avere un ruolo un domani molto marginale, non ho assolutamente la pazienza di fare il protagonista di niente, ma il barbone nella strada che la seguono qua, io vorrei fare quella cosa. Mi piacerebbe molto tre battute, perché ma no, allora il mio Tiziano, diciamolo a tutto il mondo, è la sua voce, cioè Tiziano al telefono o nei dischi, ma anche in Shark Tank, se avete visto che con l'immagine è dietro lui. Il suo merito non è solo, diciamolo, non è soltanto magari scrivere canzoni, magari essere uno dei 10.000 di dischi, quindi uno che ha incontrato un gusto popolare molto allargato, quindi a macchia larga, non è più X-Don, cioè è qualcuno che sta veramente aprendo e credo di poter dire, visto che ci lavoro, che lo conosco, sta cercando di osare, mentre molti altri mostri sacri di cui non faccio nome di Gabue, per esempio, cercano di andare sempre nella stessa direzione, e io ero anche un fan di Gabue, mi dispiace per dirlo. Invece lui fa il pezzo in tre quarti, folk irlandese, stile Walter Stirenders, in canto, e dice, incrociamo le dita, speriamo che vada bene perché le radio ci rimbalzano. E invece poi succedono cose, però si è assunto dei rischi. Dicevo, per tornare a Roma, poi mi perdo, il suo metodo è il timbro vocale, questa è una persona che trasforma le cose che legge, che canta in qualcosa di recondito, come se tu sentissi la tua stessa voce venire da lontano con un grande riverbero, no? La prima volta che gli mandai una canzone che era Non aver paura mai, lei lo sa, e ricevette la sua versione, un brano che poi è stato inciso da Michele Bravi, ragazzi, ovviamente ci ha fatto poi, ci sono rimasto perché ho detto non è possibile, cioè le parole sono le stesse, però le sta cantando tipo la Treccani, non lo so, avevi l'impressione che fosse un tir, per citare Billy Smith, no? Per morire al tuo fianco sarebbe un privilegio se un tir mi passasse addosso, cioè sentivi questa cosa imperiale, cioè ha veramente un timbro vocale, non lo so, della Magna Grecia, è veramente importante. Seconda domanda, secondo artista internazionale, questa è la sala che si chiama Come il tuo gatto, quindi è Bruce Springsteen ovviamente. La domanda l'ho presa da un libro in realtà che si intitola Proposto di un sogno, che è un libro che raccoglie una serie di interviste che sono state fatte a Bruce Springsteen nell'arco della sua carriera. Questa è una domanda che appartiene ad una intervista ritrovata, si chiama proprio così il paragrafo, cioè una serie di domande che appartengono ad interviste ritrovate, magari nelle case discografiche, no? Che non hanno una appartenenza specifica,
si sono persi nel tempo. Ti piaceva questa domanda e te la voglio riproporre. La domanda è questa: dove hai imparato a scrivere i tuoi testi e quanto c'è di personale in quello che scrivi? Allora, ho letto un testo di Tom Waits, che per dirne un altro, che per me è molto importante, e quindi non necessariamente tu devi fare la musica dei tuoi libri. È un, di nuovo una cosa da sfatare, no? Mi fa sempre un pochino pensare quando uno ha l'idolo David Bowie e poi cerca di fare David Bowie, ma David Bowie c'è già, di chi sei e fai le tue